Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. La prima lettura che abbiamo ascoltato ci ha mostrato l'esperienza personale e peraltro anche percepibile dal popolo che Mosè fece di Dio, del suo poter stare a contatto con lui. Abbiamo ascoltato parole molto forti. Dice che il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, un uomo parla con un altro uomo e Dio stesso che gli passa, ecco, dinanzi, mostrandogli la sua gloria. Il Signore che viene in mezzo a noi e anche la preghiera di intercessione di Mosè, questo ci fa comprendere alcune cose. Sia successo a Mosè, lo sappiamo, tantissimi santi della Chiesa Cattolica hanno avuto relazioni intime, personali con Gesù o con la Madonna, l'hanno visti, quindi trattavano con loro veramente in un rapporto amichevole. E sono privilegiati, sono persone straordinarie? No, ecco, la via dell'amicizia e della intimità con il Signore è via comune, aperta a qualunque cristiano battezzato che seriamente e veramente faccia veramente di Gesù il centro della propria esistenza. È chiaro che in questi modi Gesù e Maria non si rivelano a tutti, ma si rivelano a coloro che molto desiderano, che molto ci pregano, che molto investono in loro. Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato un paio di anni che fa ci ricorda la legge del Vangelo che a chi ha sarà dato, sarà in abbondanza, a chi non ha sarà tolto di quello che ha. Quindi ricordiamo sempre che quanto più noi diamo tempo, cuore, interesse, amore a Gesù e Maria, certamente tanto più ne riceveremo, non escluso anche la possibilità, anche se probabilmente non dobbiamo mai desiderarla, di diventare loro intimi e loro amici. Questa grande prossimità con Dio, come abbiamo visto, produce non certamente un senso di dire ah che bello, io sto con il Signore e gli altri no, ma una grande vicinanza e misericordia verso i propri simili. Mosè aveva sulle spalle un popolo che molto spesso si ribellava a Dio e lui sempre a intercedere, a pregare per la loro conversione perché il Signore stornasse con la sua, diciamo, tra virgolette, questo è il termine che usa la scrittura, collera nei suoi confronti, riuscendo sempre a ottenere dal Signore misericordia. Quindi una grande vicinanza con Dio si manifesta nella grande bontà, misericordia e amore che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, questa è una legge assoluta. San Giovanni del Vangelo dice, se tu non ami il prossimo che vedi, io non ci credo che ami Dio che non vedi. Quindi se tu veramente c'è un bel rapporto con Dio, così vedrà da come tratti, come sei amorevole nei confronti del prossimo. Gesù nel Vangelo spiega la parola della zizzania, non vorrei sbagliarmi, ma credo che sarà oggetto di attenzione proprio alla liturgia domenicale della domenica prossima. Credo, ecco, non vorrei sbagliarmi. Questa parabola però ci fa comprendere, come Gesù spiega, che sia nel mondo, ma sia anche nei singoli cuori, c'è una compresenza di bene e di male. E che molte volte la vorremmo subito, ecco, togliere tutto il male e fare le cose tutte perfette. Bisogna stare calmi, perché se si fanno degli interventi non tempestivi, una parabola, insieme alla zizzania togli via pure il grano buono. Io questo da sacerdote l'ho molto molto imparato, no? Dio ha molta pazienza sia con i popoli che con i singoli, perché a volte ci vuole del tempo per comprendere certe cose, per fare dei passi, per togliersi dei difetti, per smetterla con alcune situazioni, eccetera. Ma noi non dobbiamo essere più grandi di Dio e dobbiamo avere una grande pazienza sia con il prossimo, sacerdote ancora di più, perché un sacerdote sapete che c'è un problema e che a volte può vedere sempre incorrere gli stessi difetti e essere tentato ad essere un po' impaziente, ma questo vale anche per noi, le persone che stanno vicino. Pazienza che dobbiamo dare anche verso noi stessi, la stessa cosa del Signore, nel senso di non essere intolleranti e intransigenti nemmeno con noi stessi. Quando vediamo che c'è qualcosa che non va, ricordiamo la parola della zizzania, ricordiamo che ancora non siamo perfetti, che ancora abbiamo i metaggi del peccato dentro di noi, che possiamo essere tentati dal demonio. Quindi umilmente chiediamo perdono a Gesù, ci rialziamo, sereni e gioiosi, continuando nel cammino, sapendo che se c'è un impegno profondo nella nostra conversione e santificazione, con il tempo le cose certamente cresceranno e miglioreranno.
Oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, un grandissimo maestro di spirito, dottore della Chiesa, patrono dei monasti e dei confessori, quindi un grandissimo direttore spirituale ed esperto proprio in quest'arte di saper trattare con le anime sempre un grandissimo equilibrio, e da un lato con una grande fedeltà ai principi della vita cristiana e della morale, e dall'altro con una grande attenzione alla situazione reale e concreta delle singole anime. È molto molto difficile fare questo. Sant'Alfonso è stato un grandissimo esempio, maestro, e per tutti, appunto in particolare per coloro che hanno da Dio il compito di entrare dentro le anime con l'ascolto delle confessioni. Raccomando, certo, l'interprete di Sant'Alfonso di pregare per i sacerdoti che ascoltano le confessioni, perché è una cosa molto delicata e per cui c'è bisogno di grande aiuto del Signore e anche di grande preparazione, scienza, santità e prudenza da parte dei confessori. E affidiamo all'intercessione della Divina Maria, che come tanto raccomanda di celebrare bene il sacramento della confessione, perché questo sacramento ben celebrato dai penitenti e ben amministrato dai confessori possa sempre essere foriero di abbondanti grazie per tutti i membri del popolo santo di Dio. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.